Buonasera ragazzi. Ciao Buonasera a tutti. Mamma mia che caldo. Allora, che ore sono? 8:33. Perfetto, perfetto orario. Buonasera raga, buonasera. Oggi, stasera andiamo avanti ovviamente con la nostra avventura su The Last of Us parte 2. Prima di cominciare ragazzi, ci tenevo a dire anche qui gli aggiornamenti che ho fatto sul canale Twitch, appunto, sul nostro canale. Allora, raga, sotto la live, se voi scorrete, dipende da dove siete, o computer o cellulare, ma è uguale. Sotto la live, ragazzi, ora dovreste trovare i banner. I banner, come ad esempio le donazioni, ragazzi. Potete supportare il canale facendo una donazione, ok? Se volete ragazzi, a me farebbe tanto piacere, così da contribuire a far crescere il canale Twitch, ragazzi. Quindi vi ho avvisato, trovate anche le regole, gli orari, tutto quello che c'è da sapere. In più ragazzi, ci sono i punti fedeltà. Cosa sono i punti fedeltà? I punti fedeltà, ragazzi, sono dei punti che vi vengono assegnati in base a quello che fate, nel senso, più siete fedeli, più mi seguite, più punti avrete. Ovviamente una donazione tipo 1 euro vi darà 100 punti fedeltà, il follow vi darà 5 punti fedeltà. Ogni 10 minuti che guardate la mia live vi dà, mi pare 20 punti fedeltà. Adesso non vorrei dire cavolate, però sono appunto questi. Poi io ovviamente posso vedere in privato ognuno di voi quanti punti fedeltà ha, così da sapere quali sono i follower più fedeli. Ecco, è una feature molto carina che ho voluto installare all'interno del canale, non è visibile, però c'è. Allora, ragazzi, stasera, secondo me stasera succede qualcosa. Nel gioco, intendo. Succede qualcosa di di tosto. C'ho questa impressione. Non che la scorsa live di ieri non è stata tosta, anzi. Buonasera Guglielmo, benvenuto. Allora, raga, fa un caldo, infatti mi sono già preparato in anticipo stavolta l'acqua fresca lì, che davvero si muore. Non è che fa caldo, si muore. Quindi niente ragazzi, ci tenevo appunto a dirvi che ci sono i nuovi banner, donazioni, regole, orari e nulla. Quindi da oggi in poi ragazzi potete anche donare per supportare il canale, per aiutarmi a farlo crescere. E nulla, raga. Dai, io devo iniziare. Iniziamo. Tanto mi metto là. Non so perché mi segna offline, ma io sono online. Perfetto. Ok. Ragazzi, vai. In cerca di corde. Si continua, ragazzi. Continuiamo l'avventura, questo nostro viaggio. Ragazzo, gioco è pazzesco, è pazzesco. Io veramente ogni giorno non vedo l'ora di streamare per giocare, raga, veramente. Non vedo l'ora. Perché mi coinvolge tantissimo. Mi coinvolge davvero tantissimo. Poi, raga, ovviamente ho installato, tra virgolette, anche un regolamento, per la chat, eh. Ci tengo a dirlo, non spammate lo stesso messaggio tipo ciao 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 1000 volte. Non spoilerate i giochi, ragazzi, questo è forse uno dei più importanti. Non bestemmiate, ragazzi, non, niente razzismo, niente omofobia. Rispetto per me, per lo streamer ovviamente. Non autopromozione in caso di magari permesso, cioè in caso di permesso va bene. E non polemiche. Fermo Tommy. E non polemiche in chat, ragazzi. Perché se disubbidite queste regole, soprattutto per le bestemmie, spoiler, eccetera, raga, venite bannati all'istante.
Questo ci tengo a dirlo. Infatti la mia moderatrice è Angie. E ragazzi, non esitiamo a bannare in caso di sti tizi che magari possono arrivare da un momento all'altro. Comunque, cioè tizio, anche voi ragazzi, mi raccomando, comportatevi bene. E niente ragazzi, niente. Ci siamo. Ragazzi, siamo arrivati, ricordo, dove siamo in un ricordo di Ellie. Siamo insieme a Tommy, vediamo un po'. Come su cosa succede? Mi alzo il volume al massimo e iniziamo. Mi scorderei anche il mio compleanno se non ci fosse lei a ricordarmelo. Dovresti chiederle scusa. Dico solo che... Ok, che succede? Niente. Perché? Ti vedo assente. Ho qualche pensiero. Non farti scrupoli se vuoi parlarne. Ok. Che meraviglia, raga, il paesaggio, mamma mia. Dei vagabondi. Quanti? Una manciata. C'è gente qua. Porca. Vuoi provare? Proviamo. Sicuro. Mi sento buono. Oh, qua si scopre anche un po' il rapporto che c'è tra Ellie e Tommy. Ok. Vedi il cartello, quello rosso? Oh, Prova a centrarlo. spettacolo. È perfetto per stanarli dai nascondigli. Questo cartello qua? Mira più in alto. La traiettoria va a scendere. Capito. Perfetto. Il rumore li attrae. Beh, siamo di pattuglia. Eliminiamoli. Ok, Tommy. Devo allenare. Pensa alla discesa del proiettile. Raga, non è facile perché si Facciamo muovono calma. velocemente. Sì. Facciamo con calma. Ale. Bene così. Ce ne sono ancora. Preso. Sono finiti. Ce ne sono altri di qua se vuoi continuare. Ok. Dai, un bel hobby. Uccidere infetti col cecchino. Da dove arrivano? Le orde attraversano questa zona in inverno. E qualcuno finisce sempre per restare indietro. Seguono lo stesso percorso ogni anno. Come una rotta migratoria. Ah, e come lo spieghi? Beh, forse quando la pressione barometrica raggiunge una temperatura... Ma che cazzo ne so. Controlla il capanno. Sembra stiano scendendo. Un animale morto. Guarda vicino al camioncino. Stanno sbranando con il cervo. Sembra abbiano fame. Vicino al camioncino? Ah, qua. No? Ah. Sono stupito. Sembra sicuro. Ce ne saranno altri di qua. Ci stiamo cavando bene. Vicino allo skilift? Guarda giù in fondo, sotto la cabina, vicino alla torre, visto? Vicino alla torre. Ah, mi si qua sono lontani, eh. Sei un fenomeno. È ancora qualcuno. Preso. Che ne dici? Fantastico. Altri tre. Ma stai migliorando? Sì. Un altro paio. Ben fatto.
Devo raccontarlo a Joel. Non ne vedo altri. Mamma mia. Che sniper. Vediamo se è tornato Joel. Certo. No, rivediamo Joel adesso. Piango. Rendimelo. Ehi, grazie davvero. Ci voleva proprio. Certo. Prima le signore. Raga, anche Tommy è una brava persona. Non vorrei dirtelo. Ma cosa? Joel è preoccupato per te. Non ha niente di cui preoccuparsi. Ne sono convinto. Ma se non gli parli, continuerà a pensare che qualcosa non va. Gli parlo io. Non basta un saluto ogni tanto, lo sai. Ok, ci proverò. I colpi che ho sentito erano vostri? Ah, qualche vagabondo. Ellie ha provato il mio mirino. Ti è piaciuto? Sì, non è male. Ho visto che non hai ancora cambiato le corde. Non pensavo che servisse. Beh, sì, sì. Te ne troverò di nuove. Sì. C'è un negozio di musica qui vicino. Avranno anche delle chitarre. Anche Tommy sa suonare? E poi è da tanto che dobbiamo perlustrare la zona. Resto io di guardia. Ti va, piccola? Certo. Meglio filare, allora. Mamma mia, raga, che bello che era il rapporto tra tutte e tre. Sicuro di non voler venire? Su, vai. Ti sta aspettando. Eh sì. Ok, andiamo. Bene. Seguimi, piccola. Tu e Tommy avete trovato nessuno mentre eravate in giro? Qualcuno sul crinale. Tu? Oh, beh. Due runner in una casa. Jesse mi ha detto che te la stai cavando nelle pattuglie di gruppo. Ha persino suggerito di mandarti fuori in coppia. Secondo me sei ancora troppo giovane. Sono più in gamba di quasi tutti gli altri. E ho molta più esperienza di parecchie delle nuove reclute. Ascolta. Beh. Se ti senti pronta, mi fido. Ok. Grazie. Fammi solo il favore di iniziare con i percorsi brevi. Giusto per prendere la mano. D'accordo. Che meraviglia. Ricordi quei fumetti di Savage Starlight che leggevi sempre? Sì. Io e Tommy ne abbiamo trovata qualche copia in una scuola l'altro giorno. Ti sono piaciuti? Insomma, non è esattamente il mio genere. Quella Daniela Starr è piuttosto... È selvaggia. Se penso a come riduce il capitano Ryan in duello... Sì, beh, lui se l'era cercata. E mi ha stupito la scena della fuga. Sei buffo. La classe di musica è più avanti. Dobbiamo lasciare i cavalli. Sì, d'accordo. Ehi, Shimmer, non combinare guai. Che figata, ragazzi. Stiamo giocando con Joel. La classe di musica. Sì, lo vedo. Aspetta, Joel, che a me qua piace... Sapete, ragazzi, ormai sono un esploratore io. Merda. Chiuso, eh? Ci deve essere il modo per entrare, però. Sicuro. Hai i capelli ancora più corti qui, Ellie.
Ellie sta bene sempre, capelli lunghi, capelli corti, c'è cioè una cosa incredibile. C'ha un viso talmente bello che sta bene con qualsiasi acconciatura. Si può sicuramente andare qua dentro. Serve una mano? Ce la faccio. Joel, siamo cresciute, eh? Che pensi? Da qui non credo si passi. Cosa? Cazzo. Una volta si passava a nuoto. Ok, quindi. Beh, se te la senti possiamo tagliare per l'hotel. Ci sto. Ovvio. Buonasera Mariano, Twitch non so perché non avvisa. Non ne ho idea. Prova magari a rimettere, a togliere e rimettere la campanellina. Non lo so, magari è un bug. Per l'hotel. Vieni a vedere qui. Pensi di riuscire a passarci? Beh, posso provare. Wow. Attenta però. Certo. Mamma mia, che paura. Ci sono! Un momento! Ellie, non urlare. Non so se ci sono degli infetti. Che armi abbiamo? Pistola. E fucile. Vedi niente? Sto cercando. Ho l'impressione che Dina mi stia evitando. Kat dice che è gelosa del tempo che passiamo assieme. Io continuo a evitarla, ma Dina dice sempre di essere occupata. Sono reduce dalla giornata più bella della mia vita. È la più brutta. Kat stava lavorando sul mio braccio quando mi è saltato addosso e mi ha baciato. L'ho spinta via. Le ho urlato in faccia. Temo di averla contagiata. Cioè, sono infetta più o meno. Non lo so come cacchiarola funziona questa cosa. E se mi trasformasse, come la metterei? Ha una famiglia. Gli ho chiesto di fare due passi. Ho mentito dicendo che ero nervosa perché non avevo mai baciato nessuno. Non se l'è presa per la mia reazione. Abbiamo passato il resto della giornata a chiacchierare. Poi è venuta da me a guardare un film e si è addormentata. Sono stata sveglia tutta la notte a fissarla nel caso mostrasse segni di infezione. Ma al mattino stava bene, niente di che. Niente di niente. Non sono contagiosa. E piace a Kat. Che cacchio di otto volanti. Kat spacca di brutto tutto qui. Mentre eravamo di pattuglia, Jesse mi ha detto che Kat mi ha definito la sua ragazza. Fa tutto alla luce del sole. Ha anche parlato della madre di noi, alla madre di noi. Mi ha tenuto per mano quando stavamo al lago. Mi ha baciata di fronte ai nostri amici. Credo che ormai lo sappiamo tutti, tranne Joel. Dovrei dirglielo? Non lo so. Chissà come la prenderebbe. Vabbè, come la prenderebbe? Ti vuole bene. Ok, interessante vedere il diario del passato di Ellie. Ok. Raga, non mi convince manco per un cavolo. Sto hotel abbandonato. Sì, Mariano, l'ho visto su YouTube. Non ci avevo fatto caso inizialmente, ma sì, è Gustavo, è quello che ha fatto la colonna sonora del gioco. Anche del primo. È vero, è vero.
Ed era lì a suonare, tra l'altro. Ragazzi, qua sono chicche comunque. Kit medico. Munizioni. Ragazzi, ci danno le munizioni, vuol dire che in sto ricordo spareremo, probabilmente, quindi. Male, eh? No, sei troppo secca. Mangia di più. E niente. Sei troppo secca. Ma di sicuro non voglio diventare come quella maledetta bionda. E dire che è un maschio è dire poco. Arrivo già, qua c'è tutta la roba da vedere. Ah, ma da qua sono arrivato? Ah, sì, che idiota. Forse so da dove passare, ma ci sono le spore. Metti la maschera. Ah, devo proprio. Siamo soli. E se incontriamo qualcuno? Ok, d'accordo. Ok. Dobbiamo usare la testa. Piccola, se non indossi la maschera, rischi di commettere un passo falso quando meno te lo aspetti. Non sbaglio mai. Non l'hai detto a nessun altro, vero? A Jesse o Dina? Certo che no. Ok, bene. Tranquillo, Joel. Che lo dici? Anche io lo amo quella canzone. Sei mai stato qui? No, solo in strada. Inizio a pensare che sia stato un errore. Forse. Oh, quante munizioni. Madonna, raga, che labirinto sto hotel. Un bastone di legno. Meglio di niente. Raga, che atmosfera. Porca miseria. Dov'è Joel? L'ho un po' perso. No. Lì. Okay. Gli hanno
sparato da parecchio. Da quando risale l'ultima pattuglia qui? Non saprei. È uno dei nostri. Le uniche persone sparite da Jackson sono quei ragazzini l'anno scorso. Questo è adulto. Forse era di passaggio. Di qua. Arrivo, fammi controllare la camera. C'è un clicker qua. Siamo di pattuglia, Ok. Facciamoli fuori. Vai, Joel. Grazie, piccola. Prego. Altri infatti vengono dal balcone. Sì. Là dietro. Raga, era un po' troppi per fare lo stealth qui, Arrivo, Joel. Occhio, sono di sopra! Oh, porca! E fail! Occhio! Cacchio sono! Occhio, Joy, l'occhio! Mi serve aiuto! Joel, ce l'abbiamo fatta! Così pare. Sei forte, piccola. Senti, che ne dici di rinunciare alle corde per oggi? Sottoscrivo ogni singola parola. Ma ora possiamo solo andare avanti. Ok. Qui sembra si possa passare. Ti seguo. Vai, Joel. Mamma mia, l'hotel del più della Stofaz, non ne parliamo. È stato un trauma quel pezzo lì. Che poi era il pezzo più horror, più pauroso del gioco, del primo, quello lì. Mamma mia, che ansia. Mi ricordo che sentivo il 7, sto cunicolo così. Oh, madonna, i bloater!
Oddio! Cioè, due Molotov non è morto? Ma sei serio? Cacchio! Occhio Ellie! Ah, sto maledetto, non mi sono mancati per niente i bloater. Oh, abbiamo parlato dell'hotel, del primo, e c'è un bloater, non ci credo. Ragazzi, siete dei cacchio di... non lo so, dei maghi. Ti prego, no, 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 questa grafica no, 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 mi chiama salvato Joel. Pensavo di essere morto. Madonna, Joel, che bestia. Cazzo. Porca. Ci è mancato poco. Già. Ma ce l'abbiamo fatta. Vero anche questo. Stai bene? A parte l'età che avanza, niente che una notte di sonno non possa guarire. Voglio andarmene da qui. Porca miseria. Abbastanza, Mariano. Porca vacca. Che stai facendo? Cavolo, non vedo gente. Se ci fossero due bloater ad attenderci. Andrà tutto bene. Niente spore. Una bella battaglia, vero? Non si vedono spesso bloater qui in giro. Sì. Jesse e Dina non ci crederanno quando lo racconteremo. Che sta succedendo tra quei due? Si frequentano, vero? Più o meno. Perché? Ah, ho notato come Jesse parla di te. No, Jesse e io siamo solo amici. Ehi, 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 guarda che ho fiuto per queste cose. Stavolta sbagli. Vedremo. Ellie non è di quella sponda. Non illuderti. Ce la fai a passare da qui? Ovvio. Vedi cosa c'è? Sì. Ok. Bar. Jackson, è uno di Jackson questo. Sono loro, vero? Mi sa. La coppia è fuggita l'anno scorso. Hai ragione. Porca. Già.
Jackson è un piccolo paradiso, ma non potevamo più sopportare l'idea che altrove si soffrisse ancora. Volevamo salvare vite, avevamo le migliori intenzioni. Dopo neanche un'ora ci siamo imbattuti in un'orda e ci hanno morso. Abbiamo deciso che è meglio il suicidio che trasformarci. Porca vacca. Dite alle nostre famiglie che ci dispiace. Adam e Sydney. Sydney. Bel nome. Le ho sparato, ma non riesco a uccidermi, sono un vigliacco del cazzo. Gesù. Se no i brividi. Sono stati immuni. Beh, ora... Cambia argomento, Joel. Troviamo Tommy, poi riporteremo i corpi a Jackson. Dai. Quando mi hai portato via dall'ospedale, hai detto... Fermi. Che ce n'erano a decine come me. Sì, così dicevano. Non ho mai incontrato nessun altro immune finora. E tu? Vorranno nasconderlo. Come te. Ti sta arrampicando sugli specchi. Sei sicuro? Oh merda. Ti sembra questo il momento, Ellie? Abbiamo viaggiato attraverso tutto il paese per raggiungere le luci. Avevo così tante domande da fare. Per quale motivo mi hai portata via prima ancora che mi risvegliassi? Glielo dirà? Ho fatto tutti i loro esami. E quando ho capito che erano inutili, allora ho deciso... Chi ti dice che fossero inutili? Forse se gli avessi lasciato Ellie. Il tempo avrebbero scoperto qualcosa. Ellie! Magari... Non esiste nessuna cura. Non c'è nulla che possa aiutare queste persone né nessun altro. Capisco che sia difficile da accettare, anche per me è difficile. Ma è così. Le ha rimentito, adesso ragazzi. Le riporteremo alle loro famiglie. Gli ha rimentito, ha avuto l'occasione per dirgli la verità. Ma non l'ha fatto. No. Che brividi, raga. Forza. Ellie l'avrà capito che mentiva? O ci crede? Forse si fidava troppo di Joel. Cioè, nel senso... In teoria c'era, ma Ellie doveva morire. Ah. Era possibile forse averla cura, ma Ellie doveva morire per averla. E Joel non c'è Beh, stato. Si è crollato. Ok, sono tornato al presente comunque. Ehi, ci penso io. È un tipo a posto. Mm-hmm. Perché non gliel'hai detto? Non era il momento. Esatto. Ecco qua. Che cosa abbiamo? Niente di interessante? In realtà sì. Abby? No. Questa ragazza, Nora. La sua unità è legata a un ospedale. Raccoglievano scorte e medicine. Era quella che ci ha tenuto i fermi, eh? Questo ospedale? Sì. Ehi, vuoi andare ora? Sì, è una pista. Non può
Puoi almeno aspettare che Jesse si svegli? Potrebbe essere troppo tardi. Ellie. Sappiamo dove si trova. E forse anche Tommy. Cosa? Niente. Bene. Mi puoi aiutare con la porta? Sì. Praticamente siamo costretti ad andare da soli. E sta diventando anche buio. Bene. Allora, se seguo la Route 5, dovrei arrivare all'ospedale. Angela portò via perché non potevo sopportare il peso di perdere Ellie, perché ormai era come una figlia. È l'unica teoria che mi viene in mente. Perché Jory, quando perse la figlia, all'inizio era sempre freddo con Ellie. Sì, ma si era... si era proprio creato quel rapporto tra... cioè, rapporto padre-figlia, nonostante non era la sua figlia, non era sua figlia, però... Io avrei fatto la stessa cosa di Joel, ragazzi. Non ce l'avrei fatta a farla morire. Segui la Route 5. Devo trovare Nora. E scoprire dove è andata Abby. Quella maledetta. Allora. Facciamo un attimo un resoconto dell'equipaggiamento. Cosa abbiamo? Non abbiamo tanta roba, nel senso qualche colpo. Zero frecce. Dobbiamo stare attenti, ragazzi. Non possiamo crearci niente. Ha disegnato Jesse. Jesse è qui, meglio così. Può aiutarmi a proteggere Dina. Mi è stato di grande aiuto con il VLF. Forse può assistermi nella ricerca di queste persone. Non so se ne parla di non se ne parla di tornare indietro. Ok. Ok. Ok, qua si può andare, però prima, esatto, esploriamo. Perché ci potrebbero essere cose nascoste qui intorno, provviste che ci servirebbero come munizioni. Ah, ma qua siamo proprio fuori dal... Route 5, di là. Sì, Ellie, un attimo, stavo un attimo... Mi stavo un attimo orientando. Ma questo è il... Eh sì, questo è proprio il teatro dove sta Dina e Jesse. Sì, perché qua c'era la metropolitana dove siamo fuggiti. Questa parte non l'abbiamo mai esplorata, quindi... Fatemi dare un'occhiata veloce. Sembra esserci niente. L'umanità fece un torto a Joel uccidendo la figlia. Lui così facendo ha fatto un torto all'umanità e si è preso la rivincita. Questo gioco, anche se non sembra, insegna tante cose. È vero, è vero. E là Joel è andato molto vicino alla morte. Se non c'era Ellie, raga, era spacciato. Raga, che caldo, porca miseria. Mi sa che è quasi ora di tirar fuori i ventilatori qua, perché... Sto sudando. Allora. E la finestra è aperta, mica è chiusa. Ah, Route 5, quindi è di qua. Interstatale 5 Sud. Ok. Bellissimo. Attenzione, ingresso ospedale, area di quarantena. Ah, quindi
Ah, sei già all'ospedale? Vedi, essere magri a cosa serve? Kelly ci può passare ovunque. Allora. Devo passare. Vabbè, qua possiamo scavalcare, però. Raga, che tranquillità c'è. La calma prima della tempesta. Madonna, avete visto l'animazione di quando ha scavalcato sto muretto? Che bella. Raga, sto gioco è qualcosa di... Guardate l'animazione. Ma adesso non l'ha fatta uguale. Però prima, raga, allucinante. Tagliamo da qui. Ok. Ma possibile che non c'è neanche un oggetto qualcosa? Ah, infatti. Posso farmi il silenziatore. E lo faccio. Ok. Molto bene. Non abbiamo tantissimi colpi, però. Ci sta. Un'altra carta. Randy Styles. Probabile che si scateni un pandemonio, molto probabile. Randy Styles. Guarda, questo è Morx da vecchio, guarda. Ok. Da che parte? Di qua. Ok, bene così. Ma dov'è l'ospedale? È questo? Che è sta musica? Raga, non mi piace tanto sta musica. All'improvviso, così. Cadaveri. Anche questo non mi piace. Fucile a pompa, munizioni. Ah, anche sto dettaglio è fighissimo, che lei non prende l'arma. Prende le munizioni nell'arma. È una figata. Raga, sinceramente mi rincuorerebbe avere delle frecce. Sono sincero, però... Con l'arco, lo sapete, sono molto bravo. Faranno un DLC, boh? Prima bisogna vedere la fine della storia, poi si potrà vedere... Si potranno fare supposizioni. Oddio. Feel hell. No, feel her love. Accogli il suo amore. Ma che cazzo. Raga, non è che questa è la setta. Le iene lì? Accogli il suo amore. Che cazzo sono questi? Che cercano? Ok. Sono le iene sti qua, raga. Non sono i lupi. Oh mio Dio. Quindi mi stai dicendo, gioco, che ci saranno le iene tra poco da affrontare? E si svelerà finalmente chi sono ste iene, come sono fatti? Oh, frecce. Però posso anche potenziarmi il macete. No, facciamoci le frecce. Due frecce, vabbè, non è che abbiamo fatto chissà che, però ci stanno, ragazzi. Ok. Prima di andare a vedere sto palazzo, io ci tenevo a esplorare il resto.
Infetti, raga. Eccolo qua. Sono qua dentro. Due infetti, un clicker e un runner, forse. Il problema è che devo fare per forza casino. Come entro qua? Devo per forza spaccare i vetri. Che spavento! Corvi di merda. Ma si può? Che devo prendermi i spaventi per i corvi. Siamo in Resident Evil 3. Niente, devo far casino per forza. Vabbè, a sto punto uso la bottiglia. Ok, ok, sono più di due. Sono quattro. Oh mio Dio. Quanti sono? Sono quattro. Porca vacca. Cioè, abbiamo delle molotov? Non abbiamo le molotov. Però abbiamo le bombe. Allora, cerchiamo di sfruttare bene il silenziatore. Ah, il clicker non so se muore con un colpo solo. Ci potrei provare, però. Aspetta però, perché adesso possiamo entrare. Però ci sono i runner che rompono un po' le scatole. Allora, quello è un clicker. Quello è un runner. Bel casino qua, raga. Poi c'è pure un tavolo qua. Cioè, ho rotto l'unica finestra dove c'è un tavolo. Mamma mia. Raga, qua devo fare un azzardo. Ok. Ok. Vediamo di ragionarcela così. Godo. Oh, merda. Ne è rimasto uno. Dove vai? Ok, vai apposta, deciditi, o vai dentro o vai fuori. Tanto ti frego. No, tu non mi hai sentito. Piano, Ellie. Con molta calma, Ellie. Madonna, quanto sangue. Vabbè, l'ho fatto esplodere in aria. Ci sta. Ok, quella che mi serviva. Adesso torniamo indietro con estrema calma. Senza farci sentire dal clicker. Mamma mia, raga, cosa ho fatto? Ok. Cazzo. Il bar di Bill, è vero? Elenco dei VLF disertori.
Allora, Woods, questo è l'elenco dei disertori. Ji So-hang, femmina, 164 cm, asiatica. Sappiamo che hanno rubato scorte e un carico di armi. State attenti, preferirei catturarli vivi, ma non correte rischi. Al primo segno di pericolo siete autorizzati a uccidere. Se volevano andarsene, avremmo trovato un accordo, ma non possiamo tollerare il furto e la diserzione. Il castigo di quei traditori servirà ad esempio a tutti gli altri. Lottate per sopravvivere o per morire in fretta. Buona fortuna, Isaac. Sto maledetto Isaac, ragazzi. Isaac è il capo dei lupi, comunque. Da quanto abbiamo capito, appunto. Si riferiscono tutti a Isaac. Ok, giustamente, un bar è pieno di alcol. Molotov, assolutamente. Buono. Madonna, quanto horror le cucine così abbandonate. Mamma mia, quanta bella robetta qua, raga, eh. C'erano 4 infetti, ma guardate qua che roba. 31 integratori. Possiamo potenziarci, ragazzi, a quanto pare. Farci anche una bella bomba. Ok, possiamo migliorare movimento mira rapido. Incrementa la velocità di movimento in fase di mira. Buono. Buono. Però non so se fare. Quasi quasi, ragazzi, aspetterei e ci facciamo. Le eliminazioni furtive diventano più veloci e silenziose. Aspettiamo quello di fare quello. Anche perché costa 100 integratori, quindi è un potenziamento abbastanza corposo e caro. Ok. Possiamo aprire la porta lì. Quindi, il bar, ragazzi, l'abbiamo esplorato. Ora, di là secondo me si va avanti, dove c'erano gli ascensori. Secondo me. Aspetta. No, in realtà no. No. La strada è questa. Infatti, quindi di qua non si va avanti. Fammi vedere cosa c'era. Sì, qua è tutto oro. Cioè, qua è pazzesco. Allora, di qua non c'è niente. Ah, raga, vorrei farmi altre frecce, sinceramente, perché servono molto. Ok. Quanto pare, raga, dobbiamo solo andare in ascensori. L'unica via. Non volevo mai prenderli, ma nella vita, però. È l'unica via. Non è che ci cade un ascensore in faccia, no, eh? Ok. Chissà dove andiamo qua sopra. Sì, Mariano, ho visto, visto. Allora, raga, ma qua è uguale a. Sì, vabbè. Non è che le trombe degli ascensori sono diverse l'una con l'altra, però sembra molto quello di Last of Us 1 quando cadevi. Ok. Che figata, possiamo proprio esplorare questo punto. Trasporta. Una corda. Ok, però adesso lasciamola qua. Poi valutiamo se prenderla o meno.
Allora, di qua non si può andare. Di qua si può salire? Sì. Ok, però ci andiamo dopo. Fammi prima vedere qua. Accidenti. Chiusa. C'è roba utile dentro. Guarda quanti pe... No, devo per forza entrare qua dentro, non se ne parla. Sta corda secondo me serve a... Guardate se non ho ragione. Scusate il vandalismo, ma... Secondo me devo lanciare la corda. Ma in effetti mi sa di no. Perché qua c'è la finestra aperta. Aspetta. Oh, Ellie, risali, risali. Ellie. Perché non mi fa risalire? Perché se io faccio così... No! Non ci arriva. Ok. Può essere? Raga, sono un genio. Dai, Ellie, dobbiamo... Uno. No, aspetta, sei troppo in alto, mi sa. Ok. Vai, uno. Due. Tre. Sì, mamma mia. Se cade tutto, io lascio la live. Guarda che robetta qua. Shift, collezione. Intanto do il benvenuto a tutti coloro che sono connessi ora. Chi è Malgioglio versione supereroe? Ciuffo bianco. Ok. Documento. Simon, spero che non dovrai mai leggere questo messaggio. Spero di potertelo poterlo strappare e bruciare nel fuoco quando tornerai da noi. Sono passate non so quante ore da quando sei partito. Sono uscito a cercarti, ma ho incontrato un gruppo di estranei incappucciati. Si sono messi a gridare, mi hanno chiamata peccatrice. Poi hanno iniziato a sparare. Sono rientrata di corsa e ho barricato la porta. Sento solo il rumore della pioggia, ma temo che siano ancora lì fuori. Devo scappare o restare qui? Sono completamente paralizzata. Mi spiace per questa stupida malattia. Non avrei mai voluto mandarti all'ospedale da solo. E scusa se non sono rimasta nascosta come mi avevi chiesto. Se dovesse succedermi qualcosa, voglio che tu sappia quanto ti amo. Ti prego, torna. Ho tanta paura. Paige. Raga, sta qua è... Le Iene. Peccatrice. Ragazzi, qua sono malati di testa. Vi ricordate cosa hanno fatto a quelli là impiccati nel palazzo dell'altra volta, vero? Sono malati... Questi qua sono psicopatici, altro che cannibali del primo. Questi qua sono proprio maniaci. Qualche setta, qualcosa. Mamma mia, ragazzi.
Frecce, ti prego. No, non posso farle. Mi manca un nastro isolante, nastro isolante. Ok. Abbiamo preso tutto. Quanto pare sì. Perfetto, ora andiamo a vedere sopra l'ascensore cosa c'è a questo punto. Può anche non esserci niente, però. No, mi sa che non c'è niente. No. Nada. Ok. E andiamo. Perfetto. Ragazzi, possiamo continuare. Raga, è molto suggestivo sto punto, eh. Cioè, tutto è suggestivo, però in particolar modo sto pezzo. Un nastro isolante, lo possiamo trovare? Mi serve per le frecce. Sì, mi ricordo. Raga, qual è l'ospedale secondo voi? Più avanti, mi sa. Madonna, raga, comunque ci si perde tantissimo a esplorare, però bisogna farlo perché... A parte che è bellissimo. Niente, ho 50 bottiglie. Neanche un nastro isolante. Cioè, prima le bottiglie erano impossibili da trovare. Adesso ne stiamo trovando 70.000 e 0 nastri isolanti. Ma si può? Allora, possiamo farci un'altra molotov. Vai. Un'altra bomba pure. Ok, di risorse molto a bombe siamo messi da Dio. Se posso farmi le frecce sarebbe una gran cosa. Esploriamo sto palazzo, ragazzi. Niente. Ti pareva? Ci deve essere un modo per entrare. Poi è una figata esplorare, raga, perché appunto dovete scoprire come entrare nei posti chiusi, no? C'è sempre un modo per entrare. Bisogna solo stare attenti e trovarlo, esplorare bene. Ed è una figata. È un level design che amo. Ok. Guarda che ho trovato già. Ci saranno infetti, raga, qua dentro? Non sembra. Ok. Tesoro, ho preparato i bagagli, ma la Fedra sta iniziando a trasferire tutti sul pullman e non so dove sei finito. Se non dovessi trovarmi al tuo ritorno, ho lasciato alcune cose nella cassaforte. Forse è un eccesso di scrupolo, ma la Fedra sta confiscando i beni di ogni genere con la scusa della quarantena. Io non sono convinta, la combinazione è sempre la stessa, la data del nostro matrimonio. Sono passati 30 anni, ma dovresti ricordartela, giusto? Ci vediamo presto, con amore, Ellen. Ok, ci sta dicendo che c'è una cassaforte da qua da qualche parte. La data del nostro matrimonio, che qua non dice però. La data del nostro matrimonio. Bisogna scoprire, ci sarà un quadro, un... qualcosa. Spero. Allora.
Nastro isolato. Grazie a Dio. Alte frecce, sì. 4 frecce, ragazzi. Godo tantissimo. Dietro al foglio. Non si può girare. Vedi, non dice gira, quindi vuol dire che dietro non c'è scritto niente. No, ci sarà un altro indizio da qualche parte, raga. Bisogna cercare. Tra l'altro bisogna anche cercare la cassaforte, perché non l'abbiamo ancora vista. Madonna, che appartamento. Porca miseria. Permesso. Raga, è troppo grande sto appartamento. Perché non mi convince per niente? Sembra esserci niente, però. Ok. Raga, quante bottiglie stiamo trovando? Questa città è ancora piena di scorte. Mizzegas è piena di scorte? Stiamo trovando il finimondo. Non che mi dispiace, anzi. Nastro isolante. Frecce? Ancora frecce. 6 su 6, raga, abbiamo al massimo. Ora, la prossima volta facciamo il macete. E poi siamo equipaggiati come non mai. Però se ci danno tutta sta roba... Non è rassicurante, eh. Perché vuol dire che tra poco ci faranno il di dietro. Probabilmente. Almeno questo è il meccanismo dei Resident Evil, spero non sia lo stesso. Che ti fanno trovare 30 cure, cose, e poi c'è la boss fight. Allora, qua c'è un tavolo da lavoro, ragazzi. Approfittiamone per modificare le armi. Sì, possiamo modificare le armi, sì. Abbiamo anche la gara a modificare l'arco adesso, eh. Che spavento! Lasciami! Madonna, se ti faccio... Lo sapevo io che c'era. Era troppo bello per essere. Al diavolo, Isaac! Che spavento, porca miseria! C'ho il cuore qua, ragazzi, c'ho il cuore qui. Maledetti! Sorpresa! Mamma mia, ragazzi. Pezzo di merda. Mamma mia, quanto è cattiva. Mi piace. Ma che cazzo, gente? Cioè, erano barricati dentro per un'imboscata, sti infami. Io cosa avevo detto? È troppo grosso sto appartamento. Mi sembra strano se è tutto vuoto. Infatti. Raga, odio aver sempre ragione. Odio. Oggi non parlo più. Porca miseria. Che poi che infamata. Che ti fanno entrare nel tavolo da lavoro e ti fa. Mamma mia. Posso modificare le armi? Grazie. Allora, 80 pezzi abbiamo, ragazzi. L'arco mi piacerebbe. Stabilità telemetro. Aggiungi un telemetro con cui visualizzare in tempo reale la distanza del bersaglio sul reticolo di mira. Sostituisce la corda dell'arco per incrementare la velocità di tiro. Che dite, ragazzi? Velocità di tiro, stabilità o telemetro? Telemetro, penso. Mamma mia, raga. Io, guarda, lo sentivo nell'aria il profumino del jumpscare. Però ho detto, no, magari dai. Ci stanno premiando per l'esplorazione. Invece no, anche no. Raga, io direi di fare... Sono indeciso dal telemetro e il... E la stabilità. Perché velocità di tiro sti cacchi. L'arco lo dobbiamo usare per lo stealth. Quindi... Facciamo la stabilità, ragazzi. Perché comunque la distanza è una cosa che possiamo fare dopo.
Secondo me è meglio fare la stabilità per adesso. Infatti anche Angie. Ok, stabilità ragazzi. Vai. Vediamo come diventa adesso. Ok. Dato che con l'arco sei qualcosa di illegale, direi stabilità. Me la cavo. No, ho sbagliato. Devo vedere con 20 pezzi se posso fare qualcos'altro. Non posso fare niente. Perfetto. Andiamo, Ellie, va. Madonna, raga, che spavento, porca mazurka. Sì, ho appena detto porca mazurka. Allora, mamma mia. Guarda quante scorte ci sono qui però. Raga, il macete ci si sta rompendo, quindi... Cos'è? Interessante. Chimica organica, teoria e pratica. Nuove abilità? Nuovo ramo di po... Esplosivi. Ultimo ramo sbloccato, ragazzi. Crea frecce... Oh! Crea frecce esplosive. Ma questo è il paradiso. Crea una freccia con punta esplosiva che causano danni ingenti nell'area d'impatto. 20. Per ora ti dico di no perché voglio potenziare al massimo la furtività. Però mi sa che la prossima cosa che dopo la furtività faccio le frecce esplosive. Ti banno subito. Ok. Forse possiamo farci la furtività. Fermi. No, non possiamo farcela. Sì che possiamo farcela. Le eliminazioni furtive, ragazzi, diventano più veloci e silenziosi. 100% velocità. Trofeo guadagnato specialista. Ok. Ok, raga, prossima cosa è la freccia esplosiva. Sicuro. Poi cos'è? Trappole esplosive migliorate. Molotov migliorate. Trappole esplosive extra migliorate. Crea frecce esplosive extra. Minchia, raga. Ciao. Ciaone. Raga, la cassaforte ancora non l'abbiamo trovata, eh. Ve lo ricordo. Vedete quelle frecce esplosive, vi prego, non fatelo. Cara Melissa, ti lascio questo messaggio nel caso tu decida di venire con noi. Partiremo dal rifugio dalle prime luci dell'alba. Convinto gli altri ad aspettare il più possibile, ma ormai Isaac... Misto Isaac. Sarà... Raga, penso che Isaac sia l'uomo più famoso di The Last of Us parte 2 a sto punto. In ogni nota c'è il nome di Isaac. Sarà già sulle nostre tracce e sappiamo tutti cosa è successo all'ultimo gruppo di disertori. Il piano non è cambiato, vogliamo scendere a sud e scoprire se è tutto vero. Forse quelle voci sono infondate, ma preferisco... Sperare in una menzogna piuttosto che sopportare ogni giorno il fanatismo di Isaac. Ricorda chi eravamo. I lupi ci hanno accolti tra loro, ma non sono la nostra gente. Vorrei che avessi lasciato lo stadio con noi, ma forse puoi ancora cambiare idea. Giso. M'avete presa per un lupo. Ok. Niente, non c'è più niente qua, Devo stare ragazzi. più attenta. Sì, ragazzi, dobbiamo stare più attenti, sì, Ellie. Allora, qua tecnicamente si può rompere il vetro e andare qua sopra, però non so cosa potrebbe servire. A niente. Ah, c'è anche un piano di sopra e un piano di sotto. Ah, il piano di sopra non si può andare, però il piano di sotto si può andare come?
Ho sentito una porta cigolare. Mi devo preoccupare? C'è qualcun altro che vuole un bel po' di piombo addosso? No, basta dirlo, eh. Ok, siamo... Però non ho trovato la cassaforte, ragazzi. Non ho trovato la cassaforte. Almeno che ci sia una cassaforte, perché può essere anche che... Che non c'è. Cioè, magari in un altro palazzo, però non... Non pe... Qua dentro? Non ho visto qua dentro, sono un idiota. Halloween... Anniversario 8 ottobre 2013. Però manca la cassaforte. Ah, eccola. Ok. Carta Starsign. Che brutta carta. Questa è un po' bruttina. Ok. Quindi è il matrimonio l'8 ottobre 2013. 8 ottobre 2013. Quindi 8 ottobre 13. Sembrava giusto, però. Però? È quella la data. Aspetta, perché forse in America devo mettere 10, 8, 13. Ok, calma, ricontrolliamo. Tesoro mio, ricontrolliamo. Scusa, eh. Trentesimo anniversario. 8 ottobre. Mi sta trollando. 08-10-2013. Ah, aspetta. Devo rileggermi la nota. Forse, forse devo mettere solo... Aspetta. No, non è questo. Qual era? Questa. Allora, tutti i pullman. Se dovessi trovare un ritorno, lasciate una cosa nella cassaforte. Forse un eccesso di. Io non sono umile. La combinazione è sempre la stessa. La data del nostro matrimonio. Sono passati 30 anni. Scusate, eh. C'è da fare un po' di tentativi. Perché? Allora, potrebbe essere. Potrebbe essere 08. Anzi, 10. 20, 13. Cioè, ottobre 2013. No. Ok, calma, ricontrolliamo. 08 10 13, che l'ho già provata. E non è. Meglio ricontrollare. 13 10 8. 13 10, allora 13 10 8. C'è qualcosa che non va, ragazzi, qua però, eh. Perché non si apre? Mi hanno provate tutte, 0 Forse il trentesimo anniversario. Forse 30. 08. 13. Ok, calma, ricontrolliamo. 08. 10. 30. Raga, sto provando tutte.
Li controllo da un'altra parte. Cos'è che devo... Scusate, allora. Poi sono scritte altre cose qua, vedi? Health screening. Evacuate Halloween. Vabbè. C'è un micio. Vabbè. Allora. Trentesimo anniversario. Tutto per mettere... Perché non... Cioè, scusate. Un micio a forma di ciambella. Può essere che devo mettere l'anno prima? 13... 08... 10? No. 10... 13... 08. Ragazzi, sto provando tutte. 08 30 10 meglio ricontrollare 13 08 10 ero già 13 08 10 no raga, ma mi sta pigliando per il Perché non si apre? È quella la data. La data del nostro matrimonio. Aspetta però. No, non c'entra niente. Non sto capendo. Ma nella, nella nota dice che è la data di matrimonio. La password. Scusate. Non è questo. Secondo me c'è un indizio, perché c'è scritto quarantena tra virgolette, vedete? Poi c'è un pesce morto. E se fosse 04 08 20 no 04 perché è il screening 04 08 24 04 08 24 04 08 24 04 08 24 No, meglio ricontrollare. Raga, perdonatemi. Cioè, adesso se no 0 Ragazzi, se qualcuno ha un'idea, scriva, eh. Tranquillamente. Mica, li ho messi tutti. Cioè, vorrei... Allora. 2013. 0... Allora. E se è 20... Allora, 2013... No, però l'anniversario. Venti, tredici. 08. No, 10. No.
20, 13, 10. Meglio ricontrollare. 10, 20, 13. Raga, quale cacchio è sto codice? Perché 07 20 13? Proviamo. No. Vabbè, ma 07 non ha senso perché è 08 in teoria il giorno. Cioè, è così elementare. Cioè, 8 ottobre 2013, la data del matrimonio. Siamo degli idioti, ragazzi. Siamo degli idioti. Ho capito. La data del matrimonio, non la data dell'anniversario. Bisogna fare 30 anni, quindi il 30° anniversario. 2013 meno 30. Quanto fa? Che anno era? Aspetta, 2013 meno 30. Scusate, guarda il telefono. 2013. Calcolatrice. Allora, 2013 meno 30. 1983. Quindi. Zero otto. Dieci. Ottantatré. Sì! Sono un genio! Basta! Sono un genio, raga! Datemi qualcosa, un premio! Datemi... Ma che bel premio qui! Ah! A cagare, ci ho pensato dopo perché diceva anni, non l'anniversario di matrimonio, la data del matrimonio. Quindi bisogna fare 30 meno. Ma vaffanbagno. Però dai, bello che ci siamo arrivati col nostro cervello, ragazzi. Un Kinder Bueno, buono il Kinder Bueno. Ok, ce l'abbiamo fatta. Mamma mia, 3 ore. Vai, andiamo. Possiamo andare avanti, raga, uscire da sto palazzo infernale. Ok, da che parte, ragazzi? Dobbiamo andare di là. No, di qua. Che di là torniamo indietro. Esatto. E questo è l'ospedale, no? I corvi maledetti. Diventa dura seguire la strada. È abbastanza. Aspetta, qua c'è una porta. Ovviamente. Merda. Devo entrare lì dentro. Vabbè, fin qua. Benissimo. Ah. Tutto chiuso. Qua c'è un'altra porta. Raga, dove ci stiamo andando a ficcare, raga? Dove ci stiamo andando a ficcare? Dove ci stiamo andando a ficcare? Aspetta, fammi vedere se c'è qualcosa qui. Non c'è niente. Rampa scivolosa. Allora, un'officina. Aha. Ok, qua c'è un coso che possiamo usare. Un bidone dell'immondizia, però. C'è qualcosa là sopra.
Come faccio a tirare giù sto coso? Ah no, non devo tirarlo giù, giustamente, devo usare questo. Sì, l'ho fatta. Cavolo. Forse ho capito. Cioè, guarda te se cosa devo fare, eh. Ha funzionato! Sei un genio, Ellie. Ah, ma sì che ha funzionato. È vero, perché devo... Che idiota. Non dovevo bloccarlo, dovevo... Vabbè, sono un genio comunque. Dovevo... Dovevo solo... Ok, vabbè, avete capito, insomma. Dovevo solo farlo uscire. Olè. Raga, ho capito subito cosa dovevo fare. Sono un mostro. Oddio. Ellie, stai attento, non ti rompere il collo. Un'ora e mezza di live già, sì. Sì, dobbiamo raggiungere l'ospedale. Lì si trova quella di colore che quando è morto Joel ci ha tenuti per terra bloccate. C'era quella di colore che ci teneva un altro. Sperando di trovarla viva perché stiamo trovando tutti morti. Ma da dov'è l'ospedale? Più lontano? Sembrava più vicino. Appunto, porca miseria. Oddio, cos'è un cimitero sto coso? Credo sia questo, trova il grande cartello rosso. Ospedale Lake Hill, Seattle. Seattle Conference Center. Oddio, devo farlo davvero? Ho un po' paura di ammazzarmi, sinceramente. Devo buttarmi lì? Non c'è nessun'altra strada. Quindi credo proprio di sì. No, invece, sono uno stupido. Aspetta. Stavo per fare la cagata. No, invece no, stavo per farla. Raga, ci provo. Ok. Ce l'abbiamo fatta.
Ragazzi, è troppa calma. La sentite la troppa calma? La calma prima della tempesta. Tempesta. Showroom. C'è roba qua dentro, raga, eh. Qua dentro c'è roba. Lo sapete che quando io trovo roba dentro qualcosa, devo per forza trovare il modo di entrare. E forse l'ho già trovato. Yes. Ottimo. Ok. Una Molotov, no. Cavolo, c'ho al massimo. Uno, un pezzo di... Sono sprecati. Carta. Arc Enemy. Figo questo. Cavolo, sembra Kakashi di Naruto. Incredibile. È un villain però, non è un eroe. Buono il toast. Ragazzi, io ve lo ricordo perché è giusto ricordarlo, che ho messo le donazioni, quindi se volete fare una donazione e contribuire alla crescita del canale, ragazzi, e quindi avere anche il mio ringraziamento in diretta, dovete andare sotto la live, c'è il banner con scritto donazione, cliccate e vi porta alla pagina per fare la donazione. E sarebbe un piccolo contributo, però ragazzi, molto prezioso per far crescere il canale. Se volete, io lo ricordo. Ok. Niente, ragazzi, andiamo avanti. Andiamo avanti, perché qua... Tutto sto silenzio non... Quando c'è troppo silenzio, vuol dire che c'è qualcosa che sta arrivando. Permesso... Quanto buio. Sì, lo so che devo accendere la torcia. Un attimo. Che puzza. Che puzza? Perché ci dovrebbe essere la puzza? The Nomad. Ah, ecco cos'è la puzza, c'è un cadavere. Ed è fresco, ragazzi. Ah. Questo non è morto da poco, da tantissimo, eh. Io prendo il fucile a pompa. Sei cercata. Ah, è un lupo questo. Io ho sempre ragione. Cos'era quel coso per Dinci? Cos'era quel coso, ragazzi? Cos'era quel coso lì? Cos'era quel coso a quattro zampe? Mio Dio! Cos'era? Un nuovo infetto sti qua sono, mo. Un altro infetto nuovo. Fanculo. Esatto. No. Pure la torta ci si mette, mo. Ho un fucile a pompa e non ho paura di usarlo, eh. Vi avviso.
Non so perché mi viene da guardare i soffitti. Non siamo i Resident Evil, che sono i Licker. Forse. Guarda le impronte. Dio. Dove è andato? Dove è andato? Non c'è. Grandioso. La galanzia, però. Ma è lì, dobbiamo andarci per forza. Chiedo, eh. È l'unica strada? Spore. Stalker. Cazzo. Ah, sono gli stalker. Devo trovare un'uscita. Sti qua sono quelli che ti vanno alle spalle? Madò, regà, no, vi prego. Regà, che situazione di merda. Che schifo. È lì, raga. Ma sai che ti dico? Ma va a tappigliare il dietro. Raga, che pezzo stiamo facendo, raga. Raga, ho avuto la prontezza di schivare.
Cari infetti, non avete la più pallida idea di chi vi siete messi contro. Sei qui, guarda che t'ho sentito, eh. Porca puttana, che spavento! Dovrebbero essere finiti, credo. Non ne sono tanto sicuro, però. Sì, sono finiti. Raga, è stata tosta sto pezzo qui, eh. Molto ansiogeno. Molto, molto ansiogeno. Però ce la siamo cavata bene. Spero tra l'altro di aver preso tutto. Credo di aver controllato tutte le zone. Più che altro mi sto chiedendo da che parte devo andare. Ok, di qua. Porca vacca! È un fiume in piena praticamente. Ok, ci stiamo avvicinando sempre di più. Lì bisogna saltare.
Ti dice a man di buona. Ok. Non posso arrivare in strada da qui. Devo rientrare. Aspetta, c'è anche il piano di sopra qua però. Altri infetti, ragazzi. Spero non siano altri stalker, però. Dal verso mi sembrano dei runner. Però... sono stalker, sono stalker, sono stalker, sono stalker, sono stalker! Quello è un clicker. Ok, è ora di andare. Mannaggia loro. Come faccio a uscire da qui? Bella domanda, Ellie. È un labirinto, porca miseria. Cos'è? Ragazzi, c'è qualcuno al piano di sopra che cammina, che corre. Via di qui. Troppo casino. Cazzo. Oh merda. Oh merda, oh merda, è lì! È lì, è lì, è lì, è lì! Porca! Lasciami andare! No! Oh, non si arrende, sto stro... te! Mamma mia! Oh merda! Oh! Madonna, raga, ma che cazzo! Ellie! Ellie, ti prego, non sbattere la testa! No, stai attento! Ha sbattuto la testa! Oh, oh merda!
Ragazzi, è intensa stasera. Stasera è molto intensa. Mamma mia. Odio Seattle. La sto odiando anch'io. Figurati se era aperta. Mannaggia. Oddio. Ok. E ora? Ah. Tiratemi fuori da qui. Poverina, mamma mia. Siamo arrivati? Ok. Dove cazzo sono finita? Bella domanda, Ellie. È davvero una bellissima domanda. No, non siamo dentro l'ospedale. Almeno non mi sembra un ospedale questo. Insomma, più che altro una stazione. Una stazione. Sono qui e l'ospedale è là. Mamma mia, siamo ancora lontani. Porca vacca, pensavo di essere arrivato, io ho pensato un po'. Oddio, perché sto posto mi ricorda Resident Evil 3? Mi ricorda un po' Raccoon City. L'originale Resident Evil 3 intendo, eh. In un posto, Mariano. Non lo so. Chi è che fischia? Ragazzi, c'è qualcuno impiccato lì. Perché c'è del fuoco? Ragazzi, c'è qualcuno qua. E ho paura che siano le famose iene. Non era un uccello quello, era un fischio umano. Non prendetemi per il...
Madonna, raga. Ste iene sono animali comunque. Madonna, raga, sento le corde penzolare. Porca troia, che spavento, che spavento, che spavento, che spavento. Ci siamo presi una freccia, ci siamo presi una freccia, ci hanno ferito. Sti maledetti, la pagherete tutti, morirete dal primo all'ultimo. Che spavento! Minchia, ci hanno preso pure. Oh mio Dio. Tipo per sé. Lì poverina, madonna. Piccolina. Madonna, la pagherete tu. Ma che cazzo? Sono le famose iene queste, Ellie. Vaffanculo. Ti piace? Porca. Fanculo. Porca. Ok. Diavolo. Ragazzi, vi presento le iene. No. Merda. Vieni, vieni, merdina. Una sorpresa per te. Fate tanti figo i fischi, ma non avete capito che la natura è con me, ragazzi. E chi ha la natura dalla sua parte vince sempre. Eccolo lì. Preso. Oh, cazzo. Scappare. Ah,
Dove sei, merdina? Dove sei? Eccoti. Ti ho in pugno, maledetto stronzo. Devono essere le iene. Non importa. L'ospedale. Mamma mia, raga. Piccato un'ora, giuro che... Quello è l'ospedale? A quanto pare ce l'hanno con tutti. Non solo WLF. Cioè, chiunque trovino impiccano. Cioè, è una cosa. Sono veramente dei maniaci. Cioè, da quanto ho capito, diciamo che il WLF sono dei. Degli stronzi. Però. Le iene sono proprio squilibrati, psicopatici. Cioè. Secondo me ce ne sono altri? Domanda da 1 milione di euro. First Avenue. È questo l'ospedale? Mi sa di sì, raga. Ok, ecco la strada per l'ospedale. Un cadavere. Iene, morissero tutti. Concentriamoci sull'obiettivo. Ragazzi, ste iene sono vestiti così, sono tipo dei tizi con tizi e tizie, con questo giaccone con incappucciati. Mamma mia. C'è una bella ascia qui. Però ho il macete, quindi aspetta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allora.
Teniamoci il macete, anche se l'ascia non è male. Devo superare il punto di controllo. Tutto chiuso. No, non è l'ospedale questo allora. Questo è il... è tipo un hotel. Magari ho abbastanza di hotel. Porca miseria. Almeno credo sia un hotel. No. Yoga. What the fuck? Piano Ellie, madonna. Va bene. Frecce esplosive, raga. Vai. Fatte. Non le frecce esplosive. Formula sbloccata, frecce esplosive. Vediamo. Eccole qua. Serve il nastro isolante e la polvere da sparo. L'esplosivo. Ok. Cioè, pensate se c'era Dina con noi a questo punto. Sicuramente la facevano fuori, sti stronzi. Doppelganger? Ma Doppelganger era un mostro di Yu-Gi-Oh! È un alieno, figo! Ma che è sto rumore? Sono dei piccioni. È una piccionaia. Guardali lì. Ok, come faccio a continuare a salire? Here. Ok, ho una brutta esperienza con gli appartamenti, eh. Ora sono pronto. Qua si può scendere. Ok.
Ok. Ospedale, centro di riabilitazione. Ok, raga, siamo vicini. Forse ci passo. Ma sì che ci passo. Ti prego, non farlo. Maledizione. Isaac, avevi in mente qualcosa? Ora ti spiego. Solo... Oh mio Dio. Aspettami loro, Sammy, dal peccato. Io non volevo. Liberali. Porca troia. No, 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 no. Merda. Lo sta sbudellando, regà. Cristo. Ora è libero. Sono libero. Cerchiamo gli smarriti. Lei ci guiderà. Ragazzi, sono dei pazzi squilibrati. Hai saputo di Lily? Sì, una vergogna. Ma non mi stupisce. Sua sorella, però. Ero sconvolto. Quella povera madre. Doveva capire che qualcosa non andava. Raga, sono troppi, raga. Fischiate, fischiate. Ci attaccano. Credo arrivasse da quella parte. Cerchiamo dappertutto. Scoprite chi è stato. Muori. Fatti fuori tutti?
Ti ho sentita. Non so, finite, raga, c'è qualcun altro. Non la vedo però. Secondo me è lì. È nascosta lì da qualche parte. Ti ho sentita molto bene stavolta. Dov'è? Tarda. Ma che vaffan... Madonna, se me la paghi. Ok. Esatto. Ma sentito. Raga, mi sento braccato. Sono ovunque.
sei andata. Ok, ok. Grazie per il follow, Neko Rimbu, grazie mille. Benvenuto a bordo. Dov'è? Madonna, quanto è grande sta zona. Quanto è grande sta zona. Notte Mariano, grazie per averci seguito. Notte notte.
Raga, ce n'è una in giro perché prima mi stava per vedere, ma non ho capito dove cavolo è. Eccolo lì. Speriamo. Questa gente è fuori di testa. Puoi dirlo forte, Ellie. Tommy, spero che a te stia andando meglio. Ma raga, veramente, sto Tommy dov'è? Che fine ha fatto? Mio Dio. Da un botto che non abbiamo sue notizie, comunque. Veramente un botto. Fammi bere un po' d'acqua. Ah. Non lo so. Non ho idea. Speriamo magari di trovarlo all'ospedale a questo punto. Magari anche lui si è diretto lì. Ok, no. Devo andare avanti dall'altra parte. Qual è l'ospedale questo? Un'altra volta. Quanti sono sti? Ce ne sono altri. Sti maledetti. Ma da dove arrivano? C'è un attimo di pace, raga. Ma seduto lo metto lo smarrito. Li tengono d'occhio. Sono sotto controllo. La corrente sia placida. Lei ci guiderà a casa. Vabbè, però quanti? Ci sei. Dove sei, bella? E anche questa. Ah, fanculo questa città. Ma veramente. Allora dov'è questo dannato ospedale? Che figata, potevo nascondermi anche sotto il camion. Che figo.
Ormai ragazzi il macete è rotto, quindi prenderei sto tubo. Conviene. Anche se comunque il macete a me, cioè come arma da mischia, il macete è il mio preferito perché li affetti in un colpo, cioè nel senso se li prendi, pam, sono morti. Mentre il tubo devi comunque magari due o tre colpi, devi pestarli. Però sempre meglio che niente. Buonasera Alessio, buonasera. Sto esplorando, adesso vado. Anche perché ho speso non poche munizioni contro sti stronzi, quindi. Devo un attimo rifornirmi. Vabbè, le frecce. E porca! Oddio. Pezzo di merda! Sto pezzo di merda! Fanculo! Ma veramente, oh, ma che cavolo! Era Hulk questo! L'ospedale. Ragazzi, sono andato in panico perché non abbiamo mai affrontato un bestione del genere umano. Ma il martello magari. Madonna. È lento da usare, però. Vabbè. Teniamocelo.
Aspetta, c'hanno delle cure se non sbaglio. Aspetta un attimo. Ma qua c'è qualcosa. Ho visto delle cure qua in giro. Eccole qua. Ok. Me lo sono immaginato il fischio, vero? Ce ne sono altri? Aspetta. E infatti c'è qualcosa qua. Tutto al massimo. Guarda che fatica che stiamo facendo per arrivare a quel cacchio d'ospedale. No, Ellie, che fa? Preso tasto. Aspetta. Di sotto c'è qualcos'altro? Andando indietro praticamente. Ok. L'ospedale. Mamma mia, che parto. Ti conviene esserci, Nora. Che veramente, sennò guarda. E che sei vivo soprattutto, perché vogliamo un po' di risposte.
Batmandar. Figa. Una combinazione. Tom, continua a sentire spari e ignora. Non esiste modo di fermare quella setta di fanatici. Non possiamo aspettare che ci trovino i lupi. Dobbiamo raggiungere la loro base a piedi e unirci all'organizzazione. Ho nascosto qualcosa di utile nella cassaforte. Pensavo di uscire in ricognizione per stabilire il tragitto migliore, ma tornerò con un piano il prima possibile. Occhi aperti. PS, quasi dimenticavo. Il codice è 385523. Codice di cosa? Ah, della cassaforte. Guarda, dov'è la cassaforte? Vabbè, sarà qua dentro. Eccola lì. Otto, 55, 23. Oh, freccia esplosiva. Ottimo. Allora, direi di farci movimento di mira rapido, incrementare la velocità di movimento in fase di mira. Vediamo un po' se possiamo fare qualcosa. Allora, 40 pezzi abbiamo. Possiamo potenziarci o il fucile a pompa o la pistola di Joel, che ancora non abbiamo potenziato per niente. Però sta pistola va bene anche così, infine. Cioè, non è che... Poi è di Joel, non voglio modificarlo. La questione effettiva. Facciamo cadenza di tiro. Sostituisce il molle ed estrattore per incrementare la cadenza di tiro. Aspetta. Qua c'è da mettere ancora il mirino. Quanto costa? 80. Quasi quasi aspetto di mettere il mirino, ragazzi. Può essere utile il mirino da cecchino. Sì. Non spendo pezzi. Voglio aspettare di avere i soldi. I pezzi per il mirino del cecchino. Tanto il fucile a pompa uccide. Se è da vicino uccide. Quindi va bene così.
aspetta, aspetta. Oh, c'è qualcuno lì. Piano, sta facendo? Non fiatare, cazzo. Sulle mani. Piano. C'è la PSP. Conosci una certa Nora? Sì, certo. Dov'è adesso? È all'ospedale. E dove è all'ospedale? Stanno liberando i piani superiori. La trovi là. No! Bastarda. Ancora. Mamma mia. Imbecille. La PSP, raga. Un altro easter egg. Consiglio, trovati una soldatina. I turni passano prima. Certo, lo terrò presente. Cazzo, le iene si stanno avvicinando. Bastardi maniaci, devono morire tutti. Ehi, sai perché ci hanno richiamati tutti all'avamposto? Isaac ha dato ordine di riconquistare il centro. Forse è arrivata l'ora di combattere. No, pensa a cosa è successo l'ultima volta. Anche Isaac è così matto. Gira questa voce. Dal bordello adesso, raga. 1, 2, 3, 4. Cinque. Un cane. Raga, quanti sono? Come ho fatto a mancarla? Ci sono. Fanculo.
L'accetta mi piace di più. Più agile. Merda. Raga, purtroppo è andata male qua. Ma mi vedevano. Perché ero esposto, non c'era l'erba sopra in alto, quindi... Poi siccome c'era il cane era un casino. Beh raga, non posso fare tutto perfetto ogni volta. Capitano gli errori.
Sì, sì. Ma hai ragione, però. Dove vai? Mamma mia. Già. Cos'era? Per raga, fatemi vedere bene qua perché Nora sei nostra. Devo vedere se c'è qualcos'altro. Mi pare strano tutto sto popon di ospedale. Non c'è niente da prendere. A parte che tutta sta parte qua non l'ho neanche controllata. Vedi? Beh, ora. Tranquillo, tranquillo, lo so. Un attimo controllare qua. Vedi, c'è roba da prendere.
A sto punto me lo riprendo questo. Visto che l'ascia si è rotta. Ok. Ah, secondo voi le frecce che ho tirato prima, almeno qualcuna se ne è salvata in giro? Che posso raccoglierla nuovamente? No. No, Ellie, devi... Grazie. Tanto di no, eh. Nope. Non lo so quali ho colpito in testa. Perché comunque tu con una freccia li fai fuori, quindi non c'è modo di capire. No, qua ho fatto una strage. Qua ero impanicato, ragazzi, in sto punto. C'erano tutti qua ammassati. No, mi sa che non si è... munizioni. Mi sa che non si è salvato neanche un colpo. Cioè, un colpo, una freccia. Ok, niente. Andiamo. Raga, probabilmente Nora è viva però, perché se i suoi uomini erano vivi... Si sta spegnendo la TV come sempre. Se i suoi uomini erano vivi, perché lei non dovrebbe essere viva? Cioè, comunque il covo non è stato attaccato, tranne che da noi, quindi... Teoricamente. Ora però... Dobbiamo trovarla. Dove ti nascondi, Nora? Elenco scorte. Cercate in ogni angolo del primo piano. Ci sono stanze che non abbiamo ancora aperto in cui potreste trovare qualcosa. Non scendete ai piani bassi. Sei tu, Nora? La musica di San Andreas! No! Cioè, c'era nel gioco di GTA San Andreas in macchina sta musica. Una delle canzoni che c'erano. È lei? Forse se avessi messo più guardie avrei... Eccola! Ancora in cella. Quando è stata qui, Abby? Non sono uno stupido. Dobbiamo sapere dove è andata. Quando Isaac ci chiederà un parere, eccola lì. Io gli dirò quello che... Inizio a perdere la pazienza. Nora.
Io non voglio pagare per lei. Hanno parlato di avere Abby in cella? What? Lì occhio, perché sono tanti. Eccola. Non gridare. Metti giù quella roba. Stai attenta a quello che fai perché ti sparo, eh. Ti ricordi di me? Certo. Ti ricordi di me? Che cosa vuoi? Abby è passata da qui. Dove è andata? Non lo so. Se mi spari, questo posto si riempirà di soldati. Ma tu sarai morta. Dimmi dove è andata e forse ti lascio libera. Potevamo ucciderti. Forse avreste dovuto. Esatto. O forse non sareste dovuti venire a Jackson. Dov'è Abby? Senti ancora le sue grida? Cosa? Io le sento ogni notte. Sì. Quello stronzo non meritava nient'altro. Aiuto! Un'entrata! Minchia, se ti prendo!
Dove sei, maledetta stronza? Sei finita. La sento tossire. È fottuta la stronza perché è entrata nelle spore senza maschera. Trasformando. Dov'è Abby? Stai inalando spore. Tu sei tu. Sei una luce. Le luci non esistono più. Oddio, ma scopri la verità di Joel, mi sa. Dov'è Abby? Tanto morirò in ogni caso, quindi perché dovrei dirtelo? Perché posso essere veloce. O rendere tutto molto doloroso. Pensa a quello che ha fatto. Alle persone morte per causa sua. Ultima occasione. Non tradirò la mia amica. Oh, non ha parlato però, eh. Tutto sto casino per niente.
Sono io. Va tutto bene. Cazzo. Stai sanguinando. Si è nascosta qui. In questo acquario. Mira, gli trema la mano. Andiamo. Ti aiuto a lavarti. Forse si è rotto qualcosa definitivamente nella sua psiche, raga, eh? Adesso. Oddio. Le braccia. Povera ragazzi, sto piangendo. Ah, gliel'ha detto alla fine allora? Ehi. Non importa. Non voglio perderti. Due anni prima. Fermi un attimo. Io so perché adesso c'ha avuto questo crollo lei. Ve lo spiego. Perché lei per farla parlare a quella lì ha fatto la stessa identica cosa che ha fatto Abby a Joel. In un certo senso sta facendo come loro adesso. Per quello c'è quella cosa in testa. Secondo me è lei che si sta rompendo. Sta avendo un... come dire... un crollo psicologico, ragazzi. Non solo la morte di Joel la sconvolta e tutto, adesso sta pure diventando per vendicarlo come loro. Raga, tosta. Lei è tornata all'ospedale? Da sola? Porca. E avete lasciato tutto qui. Deve esserci qualcosa. Mamma mia ragazzi, guanti, cose. Ma che sta cercando lei adesso? Perché è tornata? Perché siete scappati? In cerca di risposte, perché non credeva Joel, è tornata qua. Di nascosto.
Raga, là c'è la sala operatoria dove stavano per fargli l'intervento, eh. Questo cos'è? I suoi appunti. Lo sviluppo ha creato una mutazione. Vediamo se i risultati dei test corroborano la nostra teoria. È roba grossa. Raga. Io? Sì, quello è il morso di Ellie. Raga, io ho la sensazione allora che lei ha scoperto la verità, ma ha fatto finta di non saperla. Ragazzi, ho i brividi. Domani a quest'ora abbiamo cambiato il corso della storia. Muove dei cadaveri. Perché non ci sono più cadaveri? Oh mio Dio. Sono partiti quasi tutti. Andrò anch'io, non so con quale gruppo. Ma è Marlene? Io ho votato per inseguire il contrabbandiere. Ah no. E la ragazza. Mi hanno detto che anche se trovassimo lei o per miracolo qualcun altro immune al contagio, sarebbe inutile. L'unico in grado di sviluppare un vaccino è morto. Ragazzi, qualcun altro immune al contagio. L'ha scoperto. Sarebbe inutile. Qualcun altro immune al contagio. Sarebbe inutile. L'unico in grado. Oh mio Dio. È saltato in mente. Scappare così nel cuore della notte. Avresti potuto parlarmi. Non lasciare uno stupido biglietto. Spiegami. Che è successo qui? Oh mio Dio, raga. Se mi menti ancora una volta, me ne vado. E non ci rivedremo mai più. Ma se mi dici la verità, io tornerò a Jackson. Qualunque essa sia. Porca puttana, raga. Joel. Per creare un vaccino. Ti avrebbero uccisa.
tornati. Corri. Oh mio Dio. Cazzo, non mi toccare! Tornerò indietro. Ma abbiamo chiuso. Porca puttana. Ragazzi, sto piangendo. Quindi lei l'ha scoperto. Dina. Dov'è Dina e Jess? Jessie? Più guerra per tutti. Guarda, Joel, è il tuo preferito. Regà, dove sono Dina e Jessie? Raga, mi ha commosso non tanto, cioè la reazione di lei è stata pesante, nel senso anche a livello emotivo, ma lui mi ha commosso vederlo quasi muto, non riusciva a dirgli la verità, ragazzi, era bloccato per un attimo. Ma dove cazzo siamo qua? È il teatro? Spavento sto manichino di... Dina? Jessie? Regà? Dove sono quei due? Che è successo? Forse gliel'ha detto? Una brutta notte. L'ha passata tutta a vomitare. Beh, potevi svegliarmi. È incinta. Vabbè, sì. L'ha capito, è inutile che dici no.
Ho capito perché siete qui. Ma lei va riportata indietro. Ha bisogno di cure e qui non siamo in grado. Io sono d'accordo. Lo so. Meglio che stia al sicuro, lei. Sono d'accordissimo. Ma non posso abbandonare Tommy. Lui è qui per colpa mia. Magari puoi riportarla tu. Non si muoverà senza di te. Già. Fanculo. Salviamo Tommy. Ma no, devi riportarla a lei. Di cui parlava la ragazza. Lui non ha ancora trovato Abby. Lo aspettiamo appostati lì. E lasciamo Dina qui da sola. Se vuole così. Ma come? Ok. Ma come ok, Ellie? Andiamo. Ti aspetto all'ingresso. Ma che cazzo state dicendo? Ma potete lasciare una donna incinta da sola, oh? Io non l'avrei mai lasciata sola, raga. Mai. Piuttosto l'avrei costretta a tornare indietro. Deve chiuderci la porta. Ok. Vabbè, hanno deciso così, raga. Io personalmente non l'avrei riportata indietro. Però è anche vero che Ellie sennò stava da sola contro un esercito, ragazzi, quindi io spero solamente che Dina lì dentro sia al sicuro davvero, che non succeda niente, perché sennò andiamo. Si sentiranno merde tutte e due. L'acquario è vicino al mare. Deve essere di qua. Sì. Si resta mai asciutti in questa città? Ragazzi, io per stasera finisco qui. È stato un episodio allucinante. Allucinante. Quindi salvo. E noi ragazzi ci vediamo. Ah, davvero? È vero! Ora che ci penso è vero! È il doppiatore di Justin di 13, lui, è vero? Jesse, è vero, è vero. E nulla, raga, io vi ringrazio perché stasera siamo stati 5 spettatori, anche 6, stabilissimi. Davvero, grazie a tutti, grazie per aver seguito la live, ragazzi. Ci vediamo domani, credo, domani sera, con una nuova live. Poi vi farò sapere su Instagram, ragazzi, andate a seguirmi anche lì, l'orario. Quindi raga, grazie a tutti, buonanotte e ci vediamo domani per continuare questo capolavoro. Ciao ragazzi, notte a tutti. Che episodio. Mamma mia.